C'era una volta una principessa che non sapeva di essere principessa. Non aveva la corona, ma un bel vestito rosa elegante, i capelli legati da un'acconciatura romantica. Si sentiva molto più maschiaccio, d'altronde da piccola giocava a Indiana Jones. Non amava le bambole né giocare alla mamma. Aveva però una matrigna, come tutti noi, una terribile, terrificante matrigna che viveva dentro di sé e le faceva incontrare tante altre matrigne, anche fuori. Meno male che c'erano i suoi amici. Ecco qui che arrivava Flop Flop. E non sapeva assolutamente di quello che stava passando la principessa, ma amava giocare insieme a lei ed insieme ai suoi pony. La cosa bella è che aveva con sé anche queste fatine amiche che l'aiutavano continuamente, ma lei non sapeva neanche questo, fino a quando un giorno lesse un libro che le sembrava essere di fantascienza. Parlava di una strega e di un amore più bello di quello delle favole. La principessa lo considerò soltanto un libro, uno dei tanti che leggeva. Non sapevano che erano state le fate a farglielo leggere e non sapeva neanche dei fili d'oro che conteneva il suo abito. «Mia cara», disse il re, «chiamerò i medici più bravi del regno e vedrai, loro sapranno cosa fare». Accorsero i medici più famosi della regione e consultarono i loro libri e ognuno di loro prescrisse una cura diversa, ma tutte risultarono inutili e la principessa peggiorava di giorno in giorno. Fu per questo che un giorno in tutte le piazze del regno i banditori lessero il proclama del re. «Mia figlia è gravemente malata e rischia di morire. Nessuno per ora è riuscito a guarirla. Chiunque sia in grado di aiutarla si faccia avanti e riceverà metà delle ricchezze del mio regno». Si presentarono a palazzo farmacisti, astrologi, maghi, cartomanti e ognuno prescrisse un rimedio diverso, ma nessuno riuscì a trovare quello giusto. Infine si presentò un giovane contadino che portò con sé solamente un'arancia del suo albero. Il re, ormai privo di speranza, condusse il giovane nella stanza della figlia ammalata. Il giovane offrì il profumato frutto alla principessa, che mangiando spicchio dopo spicchio sembrava riacquistare le forze. Fece così anche il giorno seguente e quello dopo e quello ancora dopo. La figlia del re stava guardando e aspettava con ansia ogni giorno l'arrivo del giovane che la stava salvando. L'inverno passò e, come la natura impone, l'arancio non fece più frutti. Il giovane cercò di tranquillizzarla dicendole che nel suo giardino aveva un altro albero che tra pochi mesi avrebbe donato frutti così vellutati e dolci che sicuramente l'avrebbero fatta guarire. Ma la principessa non ne volle sapere e stizzita mandò via il giovane contadino. «Arance, ho mangiato fino ad ora arance, voglio continuare a mangiarle, costi quel che costi». Il re allora chiamò il suo miglior cavaliere e gli ordinò di cercare in tutti gli angoli del regno un'arancia da portare alla principessa. Lo avrebbe ricompensato adeguatamente. Il cavaliere partì e cavalcò per intere settimane, attraversando fitte foreste e sterminate pianure, senza lasciarsi scoraggiare. Scalò alte montagne fino a quando, finalmente, trovò il prezioso frutto. Lo prese e ripercorse il viaggio al contrario, più veloce del vento. Arrivato a corte, il cavallo stremato morì, ma il cavaliere era riuscito a portare a termine la sua missione. Il prode cavaliere, infatti, fu subito ricevuto dal re, che era già pronto a conservargli un sacchetto di monetine d'oro, ma quando vide l'arancio, secco e raggrinzito a causa del lungo viaggio, anche il cavaliere venne scacciato. Il re, ormai disposto a tutto,
emanò un nuovo proclama: chiunque riesca a portare a corte un'arancia ancora lucida e splendente riceverà in sposa mia figlia. Indovinate chi non si fece sfuggire l'occasione per portare a termine la sua vendetta. Ma certo, il mago, che travestitosi da valoroso cavaliere, partì per quel lontanissimo regno dove crescevano le arance. Ne prese una e, con l'aiuto di una polvere magica, capace di mantenere l'arancia come voleva il re, fece un incantesimo. Il mago portò a corte l'arancia, così ben conservata da sembrare proprio appena colta dall'albero. Il re, come promesso, iniziò a dare ordini per organizzare il bel matrimonio. Sarà il più bel matrimonio del secolo. Ma così non fu. L'arancio non emanava né il delicato profumo né aveva il suo delizioso sapore, e la figlia del re, pur mangiandolo, non ne trasse alcun beneficio. Dovete sapere che nel frattempo, nel giardino del giovane, il secondo albero aveva già iniziato a dare delle splendide pesche, e fu solo grazie al suo amore che il giovane contadino convinse la principessa capricciosa ad assaggiare quel nuovo frutto. Fu con queste che guarì e il matrimonio venne celebrato. La principessa sposò il suo salvatore e il mago non venne neanche invitato al banchetto del matrimonio, anzi venne scacciato dal regno come impostore e non se ne seppe più nulla. E come in tutte le fiabe che si rispettino, tutti vissero felici e contenti. D'ora in avanti, quando andrete a fare la spesa con mamma e papà, chiedetevi sempre come quell'arancia o qualunque altro frutto sia arrivato fin lì, e decidete voi se essere come quella principessa capricciosa o come quel giovane contadino rispettoso del ciclo della natura. Buonanotte.